Ciao, sono Barbara. In questo video proverò a spiegarvi come fare dei cartamodelli in modo semplice e pratico, senza bisogno di ricorrere a calcoli complicati e dispersivi che spesso si trovano in rete. Con il mio metodo non avete bisogno di ricorrere a squadre e misuratori curvilinee per determinare le corrette misurazioni. Questo metodo mi è stato tramandato da una lunga tradizione sartoriale, la cui efficacia ha resistito nel tempo. E così, come l'ho imparato io, lo passo a voi. Buongiorno a tutti, oggi faremo il cartamodello della maglia con collo a pieghe o arricciato. Come prima cosa facciamo il cartamodello base del corpetto davanti, facendo la baschina, allungando la baschina di quanto volete, della lunghezza che volete della camicia. La baschina, per farla in modo esatto, dovete prima trovare il punto del fianco, ok, quindi più o meno 20-22 centimetri, fare la linea, accordare dalla vita al fianco e poi, quindi tirare la linea e poi alzarla, accorciarla di quanto volete. Questo è il modo giusto per trovare la lunghezza della camicia che volete. Quindi, una volta fatto il corpetto davanti, trovate anche la linea del fianco e poi accorciate. Benissimo. Vi lascio comunque tutti e due i link per andare così a vederveli, a curiosare anche quello della camicia, ok? Anche se è un pochettino diverso, però c'è la parte. Però vi faccio vedere la parte di come si allunga il corpetto. Perfetto. Adesso andiamo a modificare il nostro cartamodello. Ok, dalla base del collo rientriamo di 4 centimetri. Quindi prendo il metro, misuro 4 centimetri, faccio un segno, vado a congiungere la punta del seno con il segno che ho fatto e faccio una riga tratteggiata, così almeno la distingo. Ok? Una volta fatto questo, praticamente è finito il nostro cartamodello, la nostra modifica. Il collo potete tenerlo così, dipende dalla scollatura che volete fare. Va a vostro gusto e a vostro piacere. Quindi, cosa devo fare in ultima? Posso chiudere questa pence e poi tagliare su questa linea e qui si aprirà la nostra scollatura. La nostra pence la possiamo tenere in vita tranquillamente oppure possiamo anche eliminarla. Anche questo va a vostro gusto e basta, il cartamodello è finito, anche la manica, potete anche smanicarla di più se volete, ok? Quindi possiamo rientrare di 4-5 centimetri, no? E rifare il nostro giro manica, magari volete anche smanicarlo di un centimetro sotto, quindi lo apriamo qua, 4-5 centimetri, e anche sotto il giro manica lo andiamo, scendiamo di un centimetro e poi rifacciamo il giro manica. Quindi sono tante le possibilità. La cosa che vi volevo far vedere è appunto che la pence andava trasferita qua sulla scollatura e quindi avremo un'arricciatura. Ci sono anche altri modi per fare l'arricciatura al collo, oppure farla ancora più ampia. Io ho preso solo l'apertura della pence della spalla, ma se voi volete aprirla ancora di più, a questa apertura possiamo aggiungerne anche un'altra se si vuole, perché questa può essere sia un'arricciatura ma anche fare delle pieghe. Ok, tipo delle pence ma non chiuse, quindi chiuse solo all'inizio, e quindi possiamo farne anche due. Andiamo a circa
a metà o dove vogliamo fare la nostra, l'altra nostra piega o ampliare per la nostra arricciatura, e andiamo a finire sul fianco. Quindi prendiamo un punto tipo 4-5 centimetri, ok, o a metà, fate come desiderate, prendete e andate a sfogare questa linea sul fianco. Quindi andiamo a chiudere questa pence e da un punto che decidiamo di appunto 4 centimetri o la metà, come abbiamo detto, del girocollo, andiamo a sfogare la nostra linea sul fianco in questo modo. Ve la faccio tratteggiata con il pennarello. Così la vedete di più. Ecco qua, questa. Queste due linee andranno aperte, questa fino a qua e questa sul fianco, si potranno aprire di quanto vogliamo la nostra arricciatura oppure di quanto vogliamo la piega. Lo andiamo a tagliare, quindi tagliamo prima il collo, che vi ho detto, no, che potete farlo come volete, largo come volete, quindi potete allargarlo, abbassarlo, ok, potete fare il modello che desiderate, e poi andiamo a tagliare su queste linee, la prima, vedete che già con la prima, siccome è chiusa questa pence, si è aperta, ma magari questa apertura è poca, quindi viene un'arricciatura minima, allora si va a fare anche un'altra apertura, ma anche una piega, come vi ho detto, no? Qua si fa una piega che si chiude solo in parte e poi si lascia libera, no? In questo modo ne facciamo un'altra, apriamo. Ecco qua, in questo modo, vedete? Guardiamo di un altro po', così, quanto desiderate, poi andremo a prendere un po' di carta velina mettiamo sotto il foglio di carta velina, ecco. Così, ecco, e adesso andiamo a tagliare così le nostre pence, andiamo a chiudere sulle linee, ok. Per poi ridisegnare il nostro collo. Mettiamo un pezzettino. Anche qua facciamo la stessa cosa. Ecco qua, chiudiamo. Una volta così andiamo a ritagliare
questo modo. Ecco qua, vedete? E poi possiamo aprire. Ecco qua. Quindi qua, se vogliamo le pieghe, andrà cucito solo in cima e qua lasciata aperta, e anche da questa parte la stessa cosa, qua lasciata aperta. Altrimenti possiamo fare il nostro collo arricciato normalmente. Andremo ad arricciare tutta questa parte e finiremo con il modello che desideriamo. Così. Ok, anche questo modello è concluso. Noi ci vediamo in un prossimo video. Grazie.